bisogna far finta che sia tutto reale, capito? Quindi... Ah no, forse è più reale con la bocca aperta. Buongiorno! Ah, mi sono appena svegliata e oh, mi sono ritrovata la videocamera in mano. Buongiorno! Allora, non è mio solito fare dei vlog. Ho fatto un sondaggio dove chiedevo se vi andava... Appunto, che io facessi qualche giro di parole, se potevate apprezzare dei vlogmas sul mio canale che io non ho mai fatto. Vedo che è una cosa che in questo periodo fanno praticamente tutti, dai canali americani che seguo tantissimo a anche quelli italiani. E niente, mi sono detta perché no, è un ottimo pretesto per svagarmi, dato che appunto per questo periodo io mi sono un attimo chiusa a riccio per quello che è successo. E giustamente perché comunque ho avuto il mio momento per essere triste, per sfogarmi, per insomma per assimilare la perdita. E quindi oggi sono qui per cercare di farvi vedere quello che faccio oggi. Non so se farò appunto un vlog a settimana o più di uno, non lo so, però comunque iniziamo da questo, partiamo da qui con i vlogmas e sono qui nel mio lettuccio perché, e tra l'altro notate il tapestry che ho messo da poco, che mi sono in realtà svegliata da, vabbè, 2 ore, sono qui nel letto a fare un cavolo perché oggi è giornata relaxos. E devo fare un sacco di cose oggi in realtà, e quindi ho detto: vabbè, già che ci sono vlog, vi porto con. Cioè, vi porto, non è che devo andare fuori, devo stare in casa, devo fare un sacco di cose in casa, però vi porto con me in casa, vi faccio vedere come Gloria se la passa. E niente, adesso io andrei di là dalla mia mamma. Devo tenere sta videocamera così, che ho sto vizio di tenerla puntata in basso. Vado dalla mia mamma e facciamo colazione insieme perché. È un po' di giorni che stiamo sempre, sempre, sempre insieme, più del solito, proprio per non stare da sole. Quindi andiamo. My morning routine. Oh, mi metto le mie ciabattine. Tra l'altro, il mio pigiama super bordeaux. Maglietta Yamamay, pantaloni Tezenis. Prendiamo il telefono. Qui non vi voglio mostrare niente perché è la mia cameretta e vi farò poi un room tour. Oh, è arrivato il corriere. Andiamo a prendere il pacco, che ovviamente fa un freddo. Devo anche cambiare le scarpe. Che confusione. Sara, che è arrivato un pacco. Sto congelando. Andiamo a prendere questo pacco, che non ho idea di cosa sia, però lo vedremo insieme. Oh, che cosa saranno? Buongiorno. Non te l'aspettavi, vero? No. In realtà non è presto, ma siccome siamo andate a dormire alle 4, Esatto. quindi siamo rincoglionite, perché Ma io mi sono molto. svegliata presto, Molto, però sono io. stata nel letto a cazzeggiare e quindi siamo due bellissime facce sveglie. Arrivata la cover Wow. della tutta super rigata, spero sia la plastica super rigata. Vabbè, del MacBook. Sono arrivate le lucine! E che Yes. vlogmas è senza lucine? Lucine a forma di rose Wow. che andranno sulla toletta. Lucine quelle gialle, quelle un bianco giallo col filo trasparente che desideravo da tanto. E poi sempre lucine, altre lucine, perché Gloria è malata di lucine, infatti nella sua cameretta è piena di Quindi il Natale è una roba meravigliosa per lucine. Non so, non l'ho mai ordinato. E poi queste sono belle. Cioè, tutte sono belle, ovviamente, perché sennò non le sceglievo. Però queste sono top, cioè bellissime. Secondo me, in mezzo alla ghirlanda che farò, non voglio svelare niente, ma queste secondo me sono top. I tappini proteggi cosa? Un'altra rosa già ce l'avevo, che babba l'ho ordinata doppia. Ma questa è per il... Wow. Sempre per il MacBook. E poi Lillina viola, che stupenda. Bella quella. Molto. Dillo, io sono la sorella di Freya. Perdo un sacco di peli. Queste sono le lucine in rame. Che belle. Vabbè, queste dovrebbe essere a pioggia, queste, perché si sono divise singolarmente.
Dovrebbero essere a pioggia. Mamma, ti ho fatto su un casino. Mega super arrivi. Ciao. Sono andata a prendere il pacco Nabla della nuova collezione Artica, che è bellissima sta cartolina qui. Come arrivano i pacchetti, sempre super curati, e mi piace un sacco questa roba qua adesiva, infatti mi dispiace sempre romperla. E, tra l'altro, la voglio nella Kiki questa cosa qua, devo cercare di non... E chi arriva subito appena sente rumori? Dovete sapere che mia cognata, ogni volta che viene qua e si rolla una sigaretta perché lei fuma il drum, questo gatto è malato dei filtri. Ogni volta che sente la cartina dei filtri, cioè non la cartina delle cartine, la cartina che tiene dentro i filtri, le impazzisce e vuole sempre giocarci. Per me era una fumatrice incallita in una vita passata. Vabbè, non si fa, non si fuma, ragazzi. È sbagliato, fa male alla salute. Comunque, wow. C'è una palette componibile che io di Nabla non ne avevo. Questa qui nera, mi piace anche a Daphne, vedo. Eccoli qui. Tra l'altro, guardate come ci stanno bene con i miei pantaloni del pigiama. Top, cioè quasi quasi Instagrammo questa foto. E poi ci sono quelli in crema, che sono anche questi, dai, togliti, che sono qua, tre, anche questi tutti quanti, quelli che ci sono qua. E poi le cialde, wow. Mentre quelli della palette, cioè quelli sciolti, sono due, infatti, qua ne abbiamo due e qua ne abbiamo 5, 6. Mi hanno mandato tutta la collezione praticamente. Che carini. Io, come vedete, ho già composto la palette, ma che figata, cioè, questa palette qui, non so se rende, sembra tipo tutta micro glitterata, bellissima. Un bellissimo vinaccio, anche questo sta bene col mio pantalone del pigiama. Bellissimo anche questo. Stupendo. Yaz. Wow, questo è stupendo. Questo è un nude freddo, cioè veramente bellissimo. Wow. Cioè, top, veramente, bellissimo. Questa collezione è, credo, la mia preferita di Nabla. Twin, 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 twin. C'è il gatto che mi guarda da lontano, inquietante. È inquietante, davvero inquietante. Io e la mamma stavamo, mentre io ho No, finito io oramai di ti ho fatto mangiare. una domanda. Hai visto il contadino cerca moglie? Esatto, perché per chi non lo sapesse, io di solito dico sempre i programmi che guardo e tutto quanto. Stavolta non ho detto niente. E ci ha acchiappato subito, da lì basta, non ce ne siamo persa una. Martedì sera, appuntamento a guardare il contadino cerca moglie. Se qualcuno non l'ha mai visto, io non voglio spoilerare, quindi magari passate avanti questo pezzettino. E ci siamo rimasti di merda, perché allora, a me il mio preferito era Pietro, cioè Pietro della Lombardia. A me Ed è Manolo. dolcissimo, a te Manolo, ed è dolcissimo Ai Pietro. romano. E poi Giorgio mi piaceva un sacco, invece Giorgio è quando simpatico. Giorgio è simpatico e non è Mamma mia. piaciuto tipo a Francesco di Giulia, non è piaciuto perché dice che è burbero, che la trattate Non è male. vero, ma lui perché Lui è così, cioè secondo ha avuto me. una, secondo me ha avuto una vita veramente dura, ma Sì. non come dura gli altri, tipo Manolo, anche loro l'hanno avuta Lui dura, si però vede che è proprio avrà poverino. Sì, sofferto. si vede. Cioè, è stato preso per il culo, secondo me, punto. Lei che cacchio ci va al contadino cerca moglie, dico io, alla ragazza lì che manco mi ricordo il suo nome. Che cacchio vai al contadino cerca moglie se poi rifiuti di frequentare quella persona? Quando mesi prima ci scrivevi le lettere, lo sentivi, sapevi che tipo di persona era, ci hai fatto delle uscite No, all'interno del hai programma. fatto mandare via delle persone Sì, una settimana lottava. prima. E poi no, non scelgo lui perché io non provo Non è amore. mio Ma tipo. chi ti ha detto che devi provare amore? Ma un sentimento fino adesso non ce l'hai avuto. Che cacchio l'hai preso per il culo? Esatto. Cioè, e poi il fatto che di Pietro invece della Lombardia, di Lea, che Lea si è tirata indietro, secondo me, come ha detto lui, è solo una corazza. Cioè, e secondo me loro due stavano davvero carini Sì. insieme. Poverino, ma quando si Ma è messo a lui, lei piangere. voleva il bello È dannato, dannato. vabbè, vabbè, Pietro, se stai guardando questo video, sei un figo, io ti ammiro e spero che troverai l'amore, perché qui coltiviamo l'amore. No, comunque, top, io lo amo, Pietro. Poi quello dei limoni,
Quello dei limoni io pensavo scegliesse Giada. Io ci sono rimasta di merda quando ha Anch'io. scelto quell'altra. E poi tra l'altro la mamma era favorevole per quella che lui invece ha Sì. lasciato. Che Cioè la era un po' una vedevo. stalker, eh? Io mi chiedo, dice, ma tu non sei l'amore a prima vista, mio fratello? Non mi dice, ma quella è innamorata. A me è sembrata un po' stalker. Cioè, era troppo, troppo, troppo lì su dove andava lui, la guardava. Cioè, non lo so, a me queste persone mettono ansia. Cioè, l'amore fino a un certo punto, comunque sia, è un programma, è un gioco. Non puoi pretendere che lui caghi solo te. Che lei si incazzava Sì, subito. Cioè, non siete una comunque. coppia ancora. I vlogmas siano. Ciao Marika! Ciao! Mi sono fatta la doccia, lavate i capelli, stirate i capelli, vestita. Manca solo il trucco, quindi mi sono già fatta le sopracciglia. Come vedete, ho utilizzato la Brow Divine di Nabla. E questa è una tra quelle che vi dicevo che ho finito. Cioè, è una sopravvissuta, nel senso che le altre le ho già finite. E questa qua è Mercury, è leggermente più chiara rispetto alle mie sopracciglia, infatti ne devo. La devo ripassare più volte. La mia preferita era Neptune, infatti è finita. Iniziamo già a provarli, che non vedevo l'ora. Soprattutto di utilizzare la palettina. Niente, io mi trucco, ci vediamo a fine trucco. Ok, completato il trucco. Adoro la follia Rock and Nude, e che è questo che ho su. È bellissimo. Mi piace davvero tanto. Poi vabbè, ho usato sugli occhi la palettina, ho usato questi tre ombretti qui. Come ciglia finte ho usato le Skido, queste qua sono le Lash Lorette, che non le avevo mai usate perché erano ancora nuove. E sono veramente belle, mi piacciono un sacco, hanno un effetto non troppo naturale, che a me quelle naturali mi sanno di niente, cioè tanto vale che non metti le ciglia finte. E quindi niente, sono pronta. Adesso scatto qualche foto delle cose che mi sono arrivate. Cioè, più che altro delle cose di Nabla che mi sono arrivate perché sì. E quindi niente, mi metto qui e sistemo magari qualcosa nella nuova. Questa qua è la cassettiera che mi è arrivata, che è enorme, la Hair Clutter Box. Ed è veramente bella perché ha 5 scomparti. Questa parte qua si alza nella parte del cassetto, e poi ha questi altri cassetti con dentro tutti i divisori. E ci starebbero in teoria anche le palette. Quindi adesso sistemo un attimo e niente, preparo tutto per le foto di Instagram. Se volete vedere come edito le foto di Instagram, lasciatemi un pollice in su, lo fanno tutti, non vedo perché non lo debba fare anch'io, quindi lasciatemi un pollice in su se volete vedere il video su come edito le mie foto di Instagram. E se ce ne saranno abbastanza, se vedo che è richiesto, insomma lo faccio. E ci vediamo tra un po'. Behind the scene, questo è tutto ciò che succede dietro le scene di un video. Ho finito di filmare l'intro del room tour e no, vabbè, non voglio anticiparvi niente. Usciamo, usciamo. Sono le 16:40 e lui si è fatto. Cos'è che è? Salsiccia e fagioli, ragazzi, alle 16:40. Cioè, io vorrei precisare, questo lo farò vedere a tua madre, lo sai? Sarà un ricatto. Col pane. Mo, c'ho la bavetta. Ho fame, adesso mangio. No, io non ho pranzato, quindi ho la scusa che posso mangiare. Niente, nel frattempo avevo registrato la parte dove chiudevo il vlog, ma l'avevo registrata fuori fuoco, perché avevo messo la messa a fuoco manuale. E quindi ero tutta sfocata, invece adesso ho messo quella automatica che si sistema da sola. E nel frattempo, che guardavo appunto il video super sfocato, ho messo la pellicola al Mac e poi ho messo i tastini, quelli che c'erano all'interno del. Ho messo i copritastini, insomma, quelli di gomma, questi qua. Vedete? Ho messo questi qua che erano all'interno del pacco che mi è arrivato stamattina, insieme alla pellicola. La pellicola è venuta nì, un po' così così, perché ci sono dei pelucchini, sono una chiavica a mettere le pellicole. Però vabbè, sempre meglio che tenerla senza, quindi già la volevo mettere e per fortuna era già in questo pacco qui. E niente, adesso starò qui che filmerò. Sì, ciao. Adesso starò qui che editerò i video. Tra l'altro vedrete sul canale dei video vecchi, nel senso che già alcuni li ho messi, dove avevo ancora i capelli fucsia e
i capelli grigi, insomma, un mix di colori, perché era un video che avevo già girato e avevo fatto tipo 2 giorni a fare video a carrellate proprio e li sto montando adesso, insomma, praticamente quando li monto li carico appena posso, quindi vi trovate sul canale video vecchi e video nuovi. E questo vi chiedo scusa se vi rincoglionisco, ma non mi andava di buttarli, di cestinarli, perché comunque era un video che o mi avevate richiesto o che volevo fare. E, o divertenti come quello delle cose disgustose, delle caramelle. Poi ci sarebbero i assaggi delle cose americane, un secondo round. E quindi non mi andava di buttarli. E niente, adesso mi metterò a editare e basta. Passa un po' il tempo. Poi stasera ci sarà devo guardarmi The Agent of Shield, che ieri non l'ho visto perché c'era il contadino cercamoglie. Quindi mi devo guardare The Agent of Shield, poi c'è Empire e poi c'è Nashville, che è il mio preferito tra tutti, insieme di Agent of Shield e Empire. Sono tutti i miei preferiti. Io sono tipo malata, lo sapete. Spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Vi sono contenta di essere tornata, soprattutto in quel periodo che comunque avevo smesso di fare video per ovvie ragioni che sapete tutte. Almeno mi svago, come ha detto una ragazza, usaci pure come tua medicina per il sorriso. Infatti è proprio così, perché mi svago, non penso a nient'altro, penso a queste cose belle, insomma, a fare video, la cosa che mi piace, e non penso alle parti tristi, insomma, di quello che mi è accaduto, di quello che c'è un pelo che vola, di quello che è accaduto. E quindi niente, come vi dicevo, ci vediamo ai prossimi vlog, ai prossimi video. Grazie per avermi fatto compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao patatine e patatini!